traffico c'è poco da dire. Lo zio Agnese aveva troppo ragione. Signor Clinton, buongiorno. Sai cos'è? Mi era mancato in questa posa sopra la mina antiuomo in mezzo ai rottami. Oh, figo, devo dire veramente quello che penso. No, per l'amor di Dio, che i primi minuti il tubo è così. Non vedo l'ora di spararmi, quindi... Oh, figo, quindi ho deciso. È arrivato il momento. Il momento di cosa? Anzi, non lo dica. Non lo dica, per carità, come prima cosa leviamoci di torno. Ah, figo, ma anche pro. Lo zio Agnese aveva ragione. La vita fa schifo. Ti ricordo che tuo zio era 9 volte su 10 in paranoia per colpa delle sue droghe strane, quindi... Adesso, vedo che c'è un tizio là. Chiami un secondo, magari faccia il sostituto. Così si leva di torno e cerchiamo di capire un po' cosa sta succedendo. Tra l'altro, dove è l'erba? È sparita anche la Lamborghini. Oh, figo, per forza. Ormai sono 4-5 mesi che sono qua in giro. Ma se ci sei tornato questa mattina, che fino all'altro giorno stavi indagando con finestre, cosa... Oh, figo, mi sta venendo su nervoso che non hai idea. Sono successe le peggiori cose che potessi immaginare. Me le dica con calma. Intanto vorrei sapere dove è finita l'erba e dove è finita la Lamborghini. Ah, figo, ti spiego. In pratica è arrivato un bambino fastidioso e ha cominciato a tirarmi delle palle di ferro. E fino a qua sembrerebbe tutto normale, nel senso, non è normale, comunque sì. E cosa c'entra con l'erba? Beh, figo, adesso ti spiego. Praticamente dopo un po' mi sono rotto le palle. Ho preso un pezzo di metallo e gliel'ho tirato in testa. Ho capito, ma cosa c'entra con l'erba? Ah, figo, con quella. Non lo so, me l'ha rubato un barbone mentre dormivo. Non mi ricordo. Ah, figo, mi sono rotto le palle di sto posto. Poi ho anche finito le sigarette, non so come fare. Uè, tizio con la zuccotta, ma al telefono, vieni qua. Ho bisogno di parlarti. E figa, non ci crederai, ho trovato una cosa preziosissima, devi venire assolutamente. È sottoterra, purtroppo non riesco a tirarla fuori da solo. Sì, ok, mi puoi spiegare però perché sei così depressa? Hai cominciato lamentandoti che la vita quella e quell'altro per del fumo o per la Lamborghini che la... Ma della Lamborghini non me ne frega un cazzo, il proprietario è arrivato praticamente subito. Dell'erba già mi dispiace di più. Ok, intanto dove è andato il tizio? Perché io l'ho visto scappare. Forse arriverà da fuori. Spero. Hello? Ah, eccolo qua. Ok, ha scavalcato, buongiorno, salve. Uè, Barbagianni, senti un po', ho assoluto bisogno che tu metta il piede qua in cima. Oh, figa, poi non devo bestemmiare, ma perché la gente va tutte sedoma? Dai, non rompere le palle, poi cavati quel berretto, ma non c'hai caldo. Ecco, figo, bravissimo. Adesso io vado di là a prendere la palla per scavare. Tu devi contare fino a 5 puoi togliere il piede. Beh, nel senso, io direi che una F per questo povero uomo, leviamoci di torno. Beh, situazione della bomba antiuomo risolta. Arrivederci, è stato un piacere. Scappa prima che ti possa beccare qualcuno. Ma poi è così imbecille da non accorgersi che c'è una mina grossa come un pachiderma sotto di lui. Ma va, che ho mezzo deficiente, non vediamo nulla. Comunque sono troppo nervoso. Ok, no, no, si calmi, signor contadino, si rilassi. Oh, guardia coso qua, guardia roba rottami, vai via. Perché è agitato? Io la trovo ultimamente sempre nervosa, agitata e che bestemmia come un treno e tutte ste cose. Qualcuno che mi dia la macchina? No, questa no. Molto, molto meglio, venga giù. Mi spieghi il principio del suo nervosismo, se ce n'è uno. Oh, figa, sono arrivate le guardie. Cosa vuol dire sono arrivate le guardie? Figa, nel campo, sono arrivate le guardie, hanno confiscato tutte le macchine. Beh, direi alla buon'ora, sono tipo 10 mesi che occupi abusivamente un campo non tuo con cose totalmente illegali. Ma anche sono tutti rincoglioniti, che c'è stato uno snitch. Ah, quindi qualcuno ha parlato, magari la concorrenza, perché erano tutti mafiosi. Ci arriviamo in fretta in cima, che avevi contro di mafia? No, figa, questo non lo sappiamo, ma non voglio far fuori le mafie, voglio far fuori questo snitch. Bravo, così ti incasini meno. Adesso ti faccio una domanda, ma tu come l'hai saputa questa roba? Ah, figo, me l'ha detto il panto tra una bestemmia e l'altra, poco prima che venisse arrestato. Attenzione, quindi il panto è arrestato. Oh, madonna di Cristo, non mi sembra una gran bella cosa. Figa, appunto, quando si incazza è pericoloso. Ma hanno arrestato solo lui. Vabbè, che Yus, sì, insomma, lui è magico, fa le sue, i suoi teletrasporti, quindi si salva sempre. Ma se, figo, Yus l'ha appena sentito, le sirene ha preso gli incassi del bar ed è scappato. Dai, figo, dimmi che ci sono ancora le macchine qua dentro. Beh, a meno che non siano diventati invisibili, no, io non le vedo. Ma chi gli ha snicciato sapeva ogni cosa. Ma figo, l'hai sciagurato, perché sta vita non cessa di andare avanti. Adesso vado a casa, mi bevo 3 litri di candeggina, voglio ben vedere come fa. No, si calmi. Allora, prima cosa da fare, prima ancora di trovare lo snitch, abbiamo da tirare... Ma è il porcaro quello? Fingerò di non aver visto. Franco, andiamo via. Andiamo via. Stavo dicendo, primissima cosa da fare è trovare lo snitch. E poi c'è da tirare fuori il panta di prigione. Però le cauzioni allo Santos non sono mai così, come dire, economiche. Qua hanno tolto tutto. Ma si è cresciuta anche l'erba. Cioè, a dire una cosa, eri abusivo, ok, ma almeno il campo era pareggiato. Non era così, guarda che schifo. È pieno di erbacce adesso. Oh, si figa, ma sai qual è la cosa che mi fa incazzare di più? Sembra che lo snitch si sia preso anche tutti i soldi incassati fino. Vabbè, allora vuol dire che qua c'è arrivato. Saprà bene o male, insomma, come è fatto sto tizio. Ma figa, non si sa molto di lui perché era completamente incappucciato. Però ha detto che sembrava un corsaro. Sembra abbia fatto la spia per un'ingente somma di denaro. Ma figa, dovessi averlo tra le mani, te lo giuro. Signor Clinton, mi spiega come fa a essere così imbecille. Ma allora è stato per forza Jack Sparrow. C'è solo lui di corsaro. Ed era anche socio lì dentro. Beh, dai, figo, senti un po'. Io le tue accuse, Jack, ormai non le considero nemmeno più. Cioè, ma ti pare. Ok, adesso potrai sapere per favore dove stai andando. Quindi, ricapitolando, il panda è stato arrestato. Yuses è scappato con i soldi del bar. Tu prendi una tannica di benzina, vai in casa di Madrazzo e gli bruci la casa, che non c'entra nulla. Ma figa, lo dici te che non c'entra nulla. Chi può essere stato solo a fare lo snitch? Ma se non si vede nessuno qua dentro da anni, per l'amor di Dio. Le faccio una domanda, ma si sa più o meno la cauzione?
da pagare per il Panta. Sì, vabbè, figo, ma anche se fosse basso, che cazzo ci faccio? I soldi ormai non ce li ho più. Sì, ma si può sapere quei 6 miliardi, non so che soldi aveva all'inizio, dove cavolo li ha messi? Ma figa, me ne sono ricordato l'altro giorno. Li avevo sposati su un altro conto per paura che Madrula li spendesse tutti. È solo che mi sono dimenticato sia qual è il conto e quali cazzo sono le credenziali. Allora lei è un genio, cioè lei poteva tranquillamente. Vabbè, lasciamo perdere. Diamo fuoco alla casa e andiamocene prima che arrivi qualcuno a denunciarci. Ma figa, ci devono solo provare. Poi è possibile che mi vada sempre tutto storto. Mi sale la depressione. E poi lei si meraviglia perché la chiamo Clownton. Lei ci fa caso che tutte le sue disgrazie hanno un nome e un cognome. Sì, figa, lo so che è colpa mia. Anche se porco non capisco il motivo. Non è colpa tua, imbecille, è colpa di Jack Sparrow tutte le volte. Ma possibile? Sì, vabbè, figo, bla bla bla, sempre queste cose, basta. Vabbè, lasciamo perdere ogni cosa riguardante Jack Sparrow perché c'hai il cervello come un groviera. Quindi ora tu stai andando da chi? E poi puoi andare piano, per l'amor di Dio, che se si ammazza va a far compagnia a Bobby all'ospedale con il cervello spappolato. Oh, figa, magari ci crepassi. Anche Bobby, per me è come un figlio. Vederlo così all'ospedale mi fa crepare il cuore. E perché sta venendo alla chiesa di Don Pagnotta? Che tra l'altro è ancora disperso, quell'uomo. Sì, figa, vedi anche qua che tutto va storto. Ho bisogno di appoggio, ho bisogno di Don Pagnotta e lui non c'è. E la smetta anche lei di rompere le palle, che due imbecilli uno dietro l'altro non li reggo. No, figa, comunque sono venuto qua per dare l'ultimo saluto al mio figliolo. Ormai è passato un anno da quando è morto. Credo di non aver capito in che senso morto, chi? Ma figa, come chi? Mio figlio, non te lo ricordi? Io me lo ricordo ancora, lo tenevo tra le mani, era lì esanime. Ma chi? Quello che hai comprato dallo schiavista messicano? Figa, non l'ho comprato, l'ho adottato ed era Siegfried, il miglior figlio che abbia mai avuto. Scusa un attimo, ma tu al posto del cervello c'hai una badilata di ghiaia. Ma figa, cos'è? Uno adesso non può voler bene al proprio figlio. No, deficiente. A parte che l'hai portato a vaccinare da Shrek dicendo che era un veterinario. T'ha dato del cianuro, non so cos'era, quella roba gliel'ha iniettata, poi grazie al c***o che ci muore, mi perdono. No, figa, non è vero, è morto di felicità, non aveva mai passato dei momenti così belli in tutta la sua vita. Ma se l'hai portato in un coso per drogate, gli hai infilato una siringa che Shrek se la teneva in mezzo alle mutande. Ma figa, sono disperato, tutto mi va storto. Anzi, sai una cosa, vorrei troppo buttarmi sotto al tre. Ma la smetta e si tiri su, che dice delle cretinate dall'inizio alla fine. Lei è l'unico che prende la depressione con delle s***zate, che è anche una cosa seria. Ma figo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, di un sostegno morale. Ma figo, ci sono, forse sono domandato. Faccia le cose con calma. Chi è che vuoi utilizzare, come dire, come spalla piangente? Mi perdono un attimo. Non Jack Sparrow, anche se tu con Jack troveresti anche lo snitch. Eh sì, effettivamente Jack è bravo a trovare le spie. No, nel senso che tu vai da Jack e trovi anche la spia, perché... Uè, figo, guarda che ho capito, non sono ritardato. E allora dov'è il problema? Figa, devo vedere se Jack è disponibile ad aiutare. Non è così semplice la cosa. No, vedi che non hai capito una È lui che è il colpevole, buttagli su. Ma figo, quando capirai il valore di quell'uomo sarà già troppo tardi. Sì, vabbè, ok, io ho capito che devo raggiungere l'esaurimento nervoso. Mi fa molto piacere. Quindi adesso noi dove stiamo andando? Hai perso il lavoro, hai perso i soldi. Eh no, figa, dire la verità, i soldi non li ho mai persi. Ce li avevo anche prima, solo che me ne ero dimenticato. Allora, vede che lei ha un deficit mentale. No, no, calma, calma. Cerchi di non ammazzarsi, che poi mi devo fare un intero mese dove lei gira tra le cose dell'ospedale lamentandosi come non so cosa, li si smontano, comunque va bene. Franco, dove stai andando? E poi spiegami un secondo, chi sarebbe la tua spalla su cui piangere? Oh, figa, una persona veramente molto amata, una persona che con le parole scalda il cuore di tutti. E chi è? Un fornaio? No. No, no, Franco, no, ti prego. Con tutte le cose, ma non Don Culo, ma con... Ma figa, tu lo sottovaluti, ha veramente un potere incredibile. Mi tirerà sicuramente su di morale. Sì, Franco, Don Culo, quello che non riesce a dire due frasi senza bestemmiare, quello che è stato in prigione fino all'altro giorno per presunte molestie che poi in realtà ha sicuramente fatto. Ma figa, adesso vedrai, quando uscirà da questa porta sarà più luminoso della lampadina di casa mia. Fulminata però. Ma figa, Don Culo, la prego, sono troppo triste, mi apre la porta. Devo sballarle addosso, devo piangerle addosso, devo esternare tutta la mia depressione. La mia vita non ha più c***o di senso, non fa niente per il verso giusto. Sì, figa, Tony, io lo giuro. E prima Bobby va in co, e poi l'altra mattina mangio dei wafer e si sbriciolano tutti. Porco c***o, ma le sembra normale? Speravo di trovare in lei e nella fede un po' di conforto. Non ce ne frega un c***o. Ma sì, figa, lei non ha idea, sono disperato. Poi anche l'altro giorno era a farmi la doccia. Figa, sono inciampato e sbattuti, maroni contro il rubinetto del bidet. Signor Clinton, ma sto confessionale deve andare avanti ancora per molto. Ma figa, mi serve, se no te lo giuro, prima di sera mi taglio la gola. Beh, figa, no, poi sono successe un sacco di cose spiacevoli. Non ho più soldi per pagare la cauzione del pan. E poi mi è arrivato nei consigliati di YouTube un deficiente che versava prima il latte e poi i cereali. Le giuro, mi ha messo una tristezza che non so spiegare. Potrei avere una piccola parola di conforto. Vieni a cagarmi il c***o alle 8 del mattino, porco di questo. Ma va, figa, don, che sono le 11, la prego, poi l'hai fatta anche per questo, è un santuario. Io sono anni e anni che vado avanti a pregare, pregare, sta madonna, ma mi sono rotto altamente il c***o. Dai, figa, don, per favore, io non so più. Avete rotti i coglioni, lo volete capire, sì o no, Dio, ma...
Ce ne andiamo. Basta così, signor Clinton. E la smetta con sta faccia. Si tiri un po' su di morale. Dado un culo. Cioè, piuttosto dai una testata contro il muro, ridi di più. Oh, figa, però mi è servito esternare queste cose. Mi sento già un po' me. Ma se non t'ha nemmeno ascoltato, sei messa a bestemmiare come un treno e basta. Cioè, mi puoi spiegare il senso di andare da quel tizio? Cioè, piuttosto parla col quadro del nippo. Figa, ma non lo voglio disturbare. Sai com'è? Sempre lì, insomma, chiedergli le cose. Poi dopo un po' si rompe anche. Intanto, se mi fa il piacere di non ammazzarsi 500 km orari. Oh, figo, magari ci restassi. Sarebbe una sola. Ora, bando alle disperazioni. Dobbiamo trovare questa spia. Quindi io direi, quasi quasi, per cominciare le indagini, ci avviciniamo alla casa di quella che c'è qua sopra. Ce n'è una grande con la piscina, ok? Qua subito a sinistra. Andiamo lì, guardiamo se troviamo magari i soldi, perché li avevi messi dentro un coso. Una specie di nylon lì, non mi ricordo. Andiamo a dare un'occhiata. No, figa, gli snitch moderni non sono come quelli di un tempo. È più difficile sgamarli adesso. Poi un corsaro, cioè dove lo trovo un corsaro? A sinistra. Se lei va a sinistra, clown che non è altro, c'è la casa del corsaro, dello snitch e del coniglio di Pasqua, se vuole. Ma figo sarà, io sono andato lì un sacco di volte e non l'ho mai visto. Sì, perché lei è disturbato. Ora mi può spiegare dove sta andando? Figa, vado da Geppo lo Zingaro, almeno suo figlio mi tirerà sul morale. Vabbè, allora andiamo da Geppo lo Zingaro. Ma perché non vai a casa? Ti attacchi alla bottiglia, ti ubriachi. Dopo vedete, ti metti a cantare come un pazzo. Chi è sto tizio? Ma cosa vuole quest'uomo? Perché è qua davanti? Oh, figa, se porco prova a rubarmi il vino, giuro che ti scolti. Magari chiamiamo un'ambulanza più tardi, che è meglio. Comunque, è sicuro che il signor Geppo sia a casa, perché il 90% delle volte non c'è. Poi saranno dei mesi che non lo vedo ormai quello. Figa, sai com'è? Sempre in giro per cercare nuove idee per bottiglie di vino. Tra l'altro, gliene ho commissionata una con dei pesticidi. Deve essere una bomba. Sì, Franco, magari gli dà anche un po' più di effervescenza. Comunque, non vedo nessuno qua. Secondo me non è a casa il signor Geppo. Ma figa, magari può prestarmi qualcosa. Insomma, il panda deve uscire di prigione prima possibile, se no è un disastro. Vabbè, che poi lui alla fine dovrebbe avercela con la spia più che con te. Che poi, vabbè, tu sei il capro espiatore per qualsiasi cosa, quindi è più un rito, diciamo. Insomma, si farà anche tu domani. Lui è in prigione, io sono fuori e in più sono mancato per un sacco di tempo. Vabbè, io comunque il signor Geppo lo Zingaro qua proprio non lo vedo. Magari abbiamo più fortuna qua sopra, ma ho dei grandissimi dubbi. No, non c'è nessuno, cioè proprio non c'è anima viva, niente di niente. Ma figa, però sei una cosa, questa depressione, questa roba mi fa venire in mente, è troppo una bella poesia. No, che poi sale a me la depressione se inizia a dire le poesie, per carità di Cristo. Qua sotto cosa abbiamo? Abbiamo dei divanetti. Nada, andiamo di sopra. No, comunque non c'è. Vabbè, figo, lo sospettavo. Comunque, insomma, no, te lo giuro, do un culo lavato un sacco bene. Sto decisamente me. Ma allora vedi che non ti serviva una spalla su cui piangere, ma uno che ti desse delle sberle. Ma vabbè, figo, comunque senti un po', la vuoi una bella poesia sugli gnomi castrati? Ce n'è una fantastica. Praticamente lo gnomo castrato. Non le dica, no. Allora, se la voglio sentire, gliela chiedo io. Se non gliela chiedo, non inizia a improvvisare nulla, ok? Vabbè, dai, figo, ma che pa. Vabbè, comunque, dato che il signor Geppo non c'è, io direi di andarcene. Andiamo a trovare il panta. Magari chiarisci la situazione e gli dici, insomma, è successo questo e quest'altro. Non volevo che tu finissi in prigione, io non lo sapevo, non ho snicciato io, e così sei a posto. E rischi magari un omicida in meno alle calcagna. Ah, sì, figa, poi gli racconto magari anche la storia di Ubaldo, il gattino castrato. Così gli tiro un po' sul morale. No, io direi di trovarlo e parlargli unicamente, senza raccontare nessuna storiella. Geppo comunque qua non c'è, quindi situazione Geppo ultimata. Andiamo dal panta. Poi non lo so, allunga 20 centesimi per iniziare prima il pagamento della sua uscita, no? Ah sì, figo, se no dovrei trovarmi un altro lavoro. Devo essere sincero, dopo che ti ho visto lavorare onestamente, dei due lavori illegalmente che è meglio, perché alla fine il risultato è praticamente lo stesso. Non andare a sbattere con la faccia contro i muretti, per favore, che perdi le gengive poi. No, figa, magari così con i denti mi strangolo e vado un altro mo. Ma la smetta, che poi non ho ancora capito se tu vuoi prima liberare il panda o trovare lo snitch. Perché secondo me sarebbe meglio trovare lo snitch. Ma considerando che Jack Sparrow non li incolperai mai, dei due ti conviene fare i soldi. Ma sì, figa, poi mi devi informare di quanto è la cauzione. Sarà sicuramente altissimo. Però che sfiga, cioè non è possibile, starò. Inizio a fare un lavoro onesto per prendere dei soldi. Guarda quanti casini devono saltarci fuori. Le ricordo che nel suo lavoro onesto ha preso un campo illegalmente, rubava le macchine e le rivendeva a persone losche, rubava auto alla mafia. Hai fatto danni alla mafia, di strutture, di cose. Cioè, nel senso, va bene tutto, però te la sei anche un po' cercata. Ma figo, sai cosa? Mi sono messo delle mutande a forma di granchio. Sai che sono veramente scomodo. Ma guardi, non me ne frega nulla, con tutto l'amore del mondo. Io non ci voglio andare dal panta. Io non ci voglio andare, potrei. Ma va, che magari ci consoliamo a vicino. Madonna mia. Tranquillo, in qualche modo ti faremo uscire. Purtroppo ci sono un po' di casini, abbi pazienza. Porca merda, guarda, te giuro, una cosa incredibile. Ma figo, sai cosa? Vedo un pochino arrabbiato. Poi starà sicuramente parlando con suo avvocato. Direi di non disturbare. Oh, Franco, com'è che per una buona volta hai avuto un'idea geniale? Lasciamo perdere quest'uomo e guarda se ci rimane anche lì, che poi ce lo dimentichiamo. Non muore nessuno, anzi, le dirò. Tra l'altro, sai una cosa? Prendiamoci questo coso antiproiettili, perché io non so come andrà a finire questa giornata. E dato che non mi sembra mentalmente molto stabile, potrebbero succedere delle brutte cose. No, figo, ho trovato, sono troppo intelligente. Lei ultimamente sta abusando della parola sono troppo intelligente, quando in realtà non è proprio verissimo. Cosa vuole fare?
cosa hai fatto? Ma hai rotto il collo di quest'uomo, ma poveretto! Ah, figa, esattamente, voglio farmi imprigionare col panto. Uè, guardia civile, siete un po'. Appena ammazzato quest'uomo, mettetemi in galera. Mi perdoni, ma lei ha un qualche disturbo. Sì, sì, figo, tutti in video. Allora, qua, qualcuno che mi arresta. Guarda, che lo sento, solitamente arrestano le persone normali. Cioè, quelli che si comportano in questo modo li lasciano stare. Ma figa, non è vero. Uè, guardia, sono qua, venite qui. Guardi, se vuole un consiglio, magari potrebbe mettere le mani addosso ai poliziotti. Ma vedi che hai atterrato un tizio, non gliene frega niente a nessuno. Questi ti hanno palesemente visto. Lascia perdere sta roba, non ci vai in prigione. Fammi pensare, cominciamo a indagare sulla spia. Così ritroviamo i soldi, paghiamo la cauzione con quelli per il panta. Ma figo, scherzi, i corsari sono troppo furbi. No, Franco, sei tu che sei troppo scemo. Comunque, signor poliziotto è qua, lo arresti. Lo butti dentro, così passa il signor De Santa. Mal che vada ci sentiamo un muggito, un giorno sì e l'altro anche di Amanda. Ma figo, sono stato io allora, ma restate. Non mi sembra, ma lui si è arrabbiato, il medico. Oh, madonna, ma se ce ne sei super malosi, una spallata così, un colpetto. Sì, vabbè, ma questo che c***o, cioè mica può restarmi lui. Ma che ne so, facciamo una mossa strana. Cos'è questa roba? Beh, volendo puoi andare all'ospedale, così hai detto che volevi crepare. Guarda, guarda, non ti fa niente. Cioè, a parte che loro ti picchi... Oddio, l'hanno investito. Ecco, guarda cosa succede quando uno si comporta normalmente, come questo che investe un altro per sbaglio. Guarda il poliziotto, sta fucilando letteralmente le persone. Ma non solo lui, stanno arrivando anche rinforzi. Questo succede alle persone normali. Guarda, atterrato, freddato sul colpo. No, figa, poliziotto, sei da posto, racchio di questa macchina. Mi spari, faccia qualcosa, mi... Madonna mia, sono nervoso. Si calmi, si rilassi. Adesso prendiamo la moto, ce ne torniamo a casa. Tranquilli, tranquilli. Guarda lì che cervello che hanno sti qua, sono dei babbuini. Stavo dicendo, riprendiamo la moto, ce ne andiamo a casa. E non succederà nulla di spiacevole, ok? Ti bevi il vino? Buongiorno, salve, ma nel senso che forse ho visto poliziotti stare un pochino meglio. Ma figo, sai una roba, ora che ci penso, a casa dovevi avere delle pastiglie di Xanax sott'aceto. In che senso sott'aceto? Cioè lei mette i farmaci in mezzo. Vabbè, faccia quello che vuole, si strozzi, si strangoli, per l'amor di Dio non vedo l'ora. Ma figo, senti un po', che ti canto una canzone sul fenicottero molestatore, veramente divertente. No, non voglio nessuna canzone, la prego, io voglio unicamente che lei stia zitto. Voglio che la smetta con ste lamentele. Ma figo, non sei quello che ti perdi, tra l'altro c'è una sola in falsetto dove imiti il verso del... Aspetta un secondo. Ma figo, ma che c***o significa? Non lo so, Franco, non ho idea. Dove stai andando? Ma figa, non devo farmi vedere. Vuoi vedere che forse è proprio che dico io? E chi sarebbe? Io vedo un taxi unicamente parcheggiato con un tizio con ancora il motore acceso. Quindi è una cosa un po' mordi e fuggi, mi sembra. Sì, figa, esattamente, so perfettamente chi è. E potrei sapere il motivo per il quale sei così spaventato? Ah, dici che t'è entrato in casa proprio? No, sì, figa, temevo questo giorno. Qui per di più la porta sorride è anche aperta. E vabbè, ma sei rincoglionito tu che non la chiudi. Potrei capire un secondo chi dovrebbe essere arrivato? No, figa, non te lo dico perché non sono sicuro. Ma sono troppo spaventato. Vabbè, io non trovo nessuno di strano. Non vedo niente di particolare. Qua mi sembra tutto a posto. Ti sono entrati ladri? C'è una gang di ladri organizzati che vogliono venirti a derubare? I tuoi meravigliosi quadri sono ancora lì. Non li ha rubati nessuno. Magari ti ha rubato il gatto Nippo, il quadro. Magari sono dei collezionisti d'arte? No, non sembra. Franco, io non sto capendo un tubo. Entriamo in casa, vediamo un attimo. Io non sento comunque rumore di, come dire, intrusione. E niente mi sembra giù di posto. Sei sicuro che ci sia qualcuno? Magari uno che ha parcheggiato lì per andare in casa di Bobby. Potrebbe essere un dottore che viene, non lo so, a prendere delle cose. No. No, figa, assolutamente no, qua cercano me, il problema sono io. Ma potrei capire perché? E comunque non vedo nulla di strampalato. Facciamo una cosa, di qua non si vede niente, dalla vetrata non si vede nulla. Io direi di andare magari sul tetto e se riusciamo saltiamo dentro. Cioè non dentro, magari là sopra dove c'è il terrazzetto. Vai lì e guardi un attimo in casa se riusciamo a vedere qualcuno. Perché abbiamo visto tutti gli angoli ma non si vede niente. No, sì, figa, però non devo farmi vedere dal tassista, sono i primi degli snitch. E allora non fare rumore, girati piano. Molto bene, lei signor tassista, vabbè che hanno comunque la visione tipo le pecore. Le capre vedono un po' a destra un po' a sinistra. Questi tizi non capiscono letteralmente nulla. Cioè figo, ma ti sembra possibile? Già la giornata faceva schifo. Sì vabbè, ma io non ho ancora capito un tubo. Magari insomma riusciamo a vedere qualcosa così. Oh, io non vedo niente, non c'è nulla di strano, non c'è nessuno qua sopra. Ma sicuro che non sia realmente della casa di Bobby? Che tu magari ti preoccupi per niente, forse era un dottore che è venuto a prendere degli effetti personali di Bobby, poveretto. Insomma, magari una paperella di gomma per farlo giocare. Scenda in angolo mi raccomando, così riusciamo. Perfetto, ma lei è imbecille. Oh figo, adesso dico tante di quelle bestemmie che... No, stia calmo, ritorniamo sopra. Comunque non c'è nessuno in casa, cioè tu puoi entrare tranquillamente dalla porta che non succede niente. Oh figa, non ci ho pensato, forse è proprio dalla zona della porta. Ma chi, Franco, c'hai tipo un maniaco in casa, non ho ancora capito. Oh figa, è una storia abbastanza semplice. In pratica mi sono iscritto a un gruppo su internet ed era una roba dedicata al grande Pablo Huerta. Allora ho flexato subito su accendisigari e figa sono usciti i rosiconi. E uno ha giurato di rubarmi, ma non prima di aver detto che mia madre è nata. Ah vabbè, ma è una cretinata, io pensavo chissà cosa. Adesso da bravo scenda senza rompersi le gambe, olè. Oh figa, te lo giuro, se lo prendo non ho idea di quello che gli faccio. Si rilassi intanto, dov'è questo...
No, figa, aspetta un po', ma stai scherzando? Sai che forse era meglio il tipo dell'accendisigari? No, figa, scherzi, ma è una botta di fortuna clamorosa. E questa è piena di soldi. Potrei farmi dare quanto base per tirar fuori sia Don Pagnotta che il pan. Ma signor Clinton, considerando che ha lasciato il taxi fuori acceso, non penso che si trattenga per molto. E secondo me è più probabile che sia venuta per picchiarti che per fare altre cose. Comunque. Oh, figa, mi serve una mano. Io lascerei perdere e me ne andrei. Cioè, magari ti fai trovare in casa un'altra volta. Ti pianifichi, visto che sai che potrebbe venire. Non idea, ti porti un po' avanti, ti fai un piano come. No, figa, devo sapere delle cose. Potrebbe anche essere venuta, non lo so, per stare qua di nuovo. E in quel caso andrebbe con Fivè. Aspetti, sui soldi per il V. Insomma, però dipende. Io non credo, mi sembra molto più una, come dire, visita di scortesia, comunque. Sì, figa, lo so, ma non lo so. Devo credere a qualcosa. Se no, porco di mi sgozzo. Ok, quindi che si fa di bello? Ho intanto mi devo levare dei coglioni senza farmi vedere. Ecco, di qua senza romperci nulla, molto bene. Dove sta andando? No, dall'altra parte, qua c'è il tassista. Ma figo, ma che due coglioni. Sì, Diana mossa, va là. Quale sarebbe il piano, quindi? Ah, figo, allora c'è un po' di confusione nella testa, perché sono sicuro che voglio sgozzare. Però sono anche sicuro, insomma, che magari vorrebbe ridare a suo figlio il suo meraviglioso padre. Non è solo suo figlio, è anche tuo figlio, imbecille. Ah, figa, assolutamente no. Il mio unico figlio si chiamava Siegfried. Ma figa, c'ho un'idea. Dico un attimo a finestra di venire a trovare. Però non gli dico il motivo. Così lui, insomma, magari entrando, si imbatte in lei e mi sniccia le cose. Sai una cosa, Franca, averti come amica è veramente pesante, secondo me. Ma va, che non è assolutamente vero. Solo che dai, non può andarmi sempre tutto di traverso. Io non ce la faccio più, mi dici dove andiamo adesso. Ma figa, ho bisogno di risposte, devo andare dal veggente della montagna. Cosa sarebbe il veggente della montagna? Un altro imbecille. Figa, ma come ti permette? Una persona illustre. Anzi, me l'ha consigliata addirittura l'expat. Dovrebbe esserci io. Quindi è un coglione, ma possibile che debba sempre. Ma vai a parlare col porca. No, no, il porcaro no. Qualcuno di normale esiste che non ce n'è. Ah, figa, ti devi rilassare. Qui raggiungiamo un livello spirituale veramente elevato. Franco, non lo voglio vedere. Magari mi dici poi com'è andata la cosa, come ti sei trovato con il veggente. Perché magari è anche una persona simpatica. Però io, per precauzione, non la voglio vedere. Ma va, figo, te lo sogno, non ti dico un bel niente. Lei è simpatico come uno stivale infilato su per il. È su di qua? Ah, è una cosa proprio losca. Cioè, losca, insomma, una cosa un po' sinistra. Dov'è? Dentro una grotta? Ma va, quale grotta? È chiamato anche il veggente delle assi di legno. Cosa vuol dire il veggente delle assi di legno? Dov'è questo tizio? Cos'è una capanna, quella roba là in cima? Ma cos'è? Tra l'altro sembrano assi rubate dalla segheria là sotto. Non è una zona, è improvvisata. Sono due cose messe su dritte così a Ah, figo, parla piano. Stiamo calpestando un terreno sacro. Ma che è un terreno sacro? Che è un terreno incolto con delle erbacce e con del legname messo a caso. Poi magari è realmente un saggio, ma ho i miei dubbi. Ah, figa, grande saggio, sono qua, umile, davanti a te. Ho bisogno di risposte. È che 20.000 dollari pattuiti. Cosa vuol dire 20.000 dollari pattuiti? Ma. Ah, sì, figa, serve una piccola donazione per fare tre domande. Sì, vabbè, ma per due sacchi da 10K spero ne valga la pena. Oh, figa, assolutamente sì. Allora, grande veggente del legname, ascoltami un attimo. Sono purtroppo accorto che è tornata la mia fidanzata. Secondo te, è probabile che mi odi? Ma sei scemo? Ah, figa, non lo interrompere, lascialo parlare. Allora, grande saggio, vado con la seconda domanda. Ieri ho ordinato un chilogrammo di pistacchi. Secondo te, con il Pasquale tenterà di rubarmeli di nuovo? Oh, figa, che sia maledetto, lo sapevo. Senti un po', mi conviene chiamare Jack per farmi aiutare. Sì, dai. Oh, figo, la ringrazio, grande veggente, è stato veramente un sacco d'aiuto. Franklin, io non penso si possa essere più rincoglioniti di così. Comunque, vabbè, lasciamo perdere il veggente Jack Sparrow del legname. È stato. Figa, ma cosa c'entra Jack? Niente, per l'amor di Dio. No, sai che straparlo quando c'è Jack Sparrow. Ma figa, aspetta un po', tra l'altro mi ha scritto anche in finestra. Mi ha scritto un paio di bestemmie. E poi mi ha detto che, insomma, l'ha visto un po' arrabbiato. Benissimo, quindi direi di abortire questo piano. Tua casa non ci torni più. Intanto ti prenoti una stanza in qualche buco. Perché ti servirebbe un miracolo per non prendere delle botte. Ma figa, aspetta un po'. Miracolo no. Ma un mongoloide assolutamente sì. No.